tutti. Benvenuti, benvenuti a Siamo Noi l'altra estate, il nuovo appuntamento di TV 2000 con il quale proveremo a tenervi compagnia in questi pomeriggi di luglio. E avremmo voluto cominciare in maniera più gioiosa questa nostra prima puntata, ma davanti al drammatico attacco terroristico a Dacca, nel quale hanno perso la vita 9 nostri connazionali, e davanti all'attacco che ha sconvolto ieri Baghdad, in cui ci sono stati più di 200 vittime, abbiamo deciso di mettere da parte l'estate per concentrarci e raccontarvi dell'escalation di terrore che continua a seminare paura e morte in tutto il mondo. È così, Eugenia. Lo faremo, parleremo appunto di questa dell'attualità insieme a due ospiti che ci stanno raggiungendo, e poi però parleremo anche, cercheremo, proveremo a voltar pagina e parleremo anche di un tema centrale di questo appuntamento pomeridiano. I pellegrinaggi, i pellegrini, andremo sulla via Francigena. Sì, e non solo, vi racconteremo anche di ricordi di estate passate. Oggi ci sarà in studio Luciano Onder, volto noto della medicina in TV, che ci racconterà le sue estati del passato. E poi faremo un viaggio, andremo fino in Trentino a capire quante persone sono attive nei campi di volontariato per rendere più bello e più buono questo nostro paese. Ma prima di iniziare, Vito, vogliamo fare un saluto. Un saluto a Gabriella Facondo e a Massimiliano Nicoli, che hanno condotto una straordinaria stagione di Siamo Noi e che ritroverete domani sera il terzo appuntamento di Siamo Noi lungo le strade della misericordia, e l'appuntamento è puntuale alle 21 su TV 2000. Adesso però l'omaggio alle vittime di Dacca e di Baghdad, per iniziare appunto un omaggio musicale, una preghiera affidata alla nostra band Argento Vivo, tra le vittime tantissimi bambini. E allora iniziamo con God Bless the Child. Dio benedica il bambino. That the God shall have, that the not shall lose. So the Bible says, and it's still a news. Mama may have, Papa may have. Go bless the child, this God is own, this God is E allora benvenuto a Piero Badaloni, collega giornalista, e benvenuto anche a padre Paolo Benanti, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Lei tra l'altro è stato di recente in Bangladesh, ci aiuterà a capire che cosa sta accadendo in questo paese. Ci proviamo. Nel frattempo vi ricordiamo anche i contatti per mettervi appunto in contatto con noi. Potete chiamarci 822 88 96, il numero verde. Siamo noi @tv2000.it, la nostra mail. Ovviamente ci potete raggiungere sui social. @siamonoitv2000 è l'account di Twitter, mentre basta cercare Siamo Noi per trovarci anche su Facebook e inviarci le vostre domande. Allora Badaloni, iniziamo a parlare appunto dell'attualità. Oltre 200 morti a Baghdad, un dato agghiacciante, e poi ecco le 20 vittime. Sì, soprattutto 25 bambini. Ma allora che hanno cosa, scelto? Che cosa lega questi due attentati secondo lei? Ma le due facce di questo presunto stato del califfo, insisto sul presunto perché loro vorrebbero essere uno stato ma in realtà sono un gruppo terroristico, e in questo caso, nel caso di Baghdad, è la vendetta per la perdita sul terreno del proprio territorio. È stata appena riconquistata da parte delle truppe siriane la Fallujah, che era considerata una città simbolo da questi terroristi, e quindi bisognava vendicarsi. Lo hanno fatto in una maniera più atroce, andando a colpire una vendetta contro il governo iracheno. Sì, e l'altro invece è la necessità di arrivare ad una egemonia, nel caso di Dacca, nel caso del Bangladesh, un'egemonia in una zona fondamentale, strategica per questo ISIS, dove però ci sono tanti altri gruppi terroristici a partire da Al-Qaeda, e in questo caso la teologia diventa uno strumento per il potere, che è il fine.
E nel frattempo abbiamo visto le immagini, questi sono i volti dei nostri 9 connazionali che hanno perso la vita a Dhaka. Padre Benanti, lei a gennaio si trovava appunto in Bangladesh in occasione dell'anno della vita consacrata. Le vogliamo chiedere che situazione ha trovato in Bangladesh? Beh, il Bangladesh è una nazione molto particolare, si trova sul delta di un fiume, di fatto non ha grandi risorse industriali, direi per nulla, e vive di produzione tessile per l'Occidente. Dhaka è una megalopoli che realizza capi d'abbigliamento per noi, per cui l'Occidente arriva ponendo dei modelli di realizzazione e la manodopera locale produce per noi. È interessante il luogo che viene scelto per questo attacco, tanto sì. A Baghdad quanto in Bangladesh sono i luoghi che da quelle popolazioni vengono percepiti come segni dell'Occidente. Noi magari ci identificheremmo nel Colosseo, in San Pietro, in altri simboli, per loro sono i centri commerciali, i cinema, i locali, cioè quello stile di vita che avvertono un po' come quella forza che li strappa dalle loro tradizioni. Lei che ricordo ha di quel quartiere? Perché lei l'ha visitato il quartiere. Ci sono passato in mezzo, ho fatto anche una messa a un istituto di suore del Pime che vivono là tra mille difficoltà. È un quartiere, diciamo, che ha un livello sociale più alto perché è occidentale, ma è incastonato tra questi sobborghi rurali di persone che hanno un solo scopo nella vita, che è quello di alzarsi al mattino, produrre quello che è necessario per sopravvivere e rientrare a dormire. È uno stile quasi di sopravvivenza. Oh, l'attentato di Baghdad l'abbiamo visto, ecco, saltiamo da Baghdad a Dhaka, ma abbiamo visto che il legame è veramente stretto. Baghdad ci fa capire che nel mirino non ci sono soltanto, come dire, i cosiddetti infedeli. No. Ma lì sono tutti musulmani, le vittime sono praticamente tutti musulmani, moltissimi bambini. Assolutamente, l'atrocità è funzionale all'odio che anima questo gruppo terroristico in particolare. Siccome sta perdendo sul terreno, allora attacca questi bambini, attacca la popolazione più innocente proprio per vendicarsi di questa perdita sul terreno, ma dall'altra parte però vuole dimostrare di essere forte lo stesso, e quindi ecco Dhaka, ecco l'attacco agli occidentali che sono in qualche modo uno strumento per arrivare all'obiettivo di conquistare quel terreno e anche lanciare un messaggio al mondo occidentale. Noi abbiamo visto questi volti, hanno fatto proprio una scelta. Hanno chiesto loro di recitare dei versetti del Corano, quindi sono andati proprio. Assolutamente, come dire, sì. Sembra, ripeto, quasi che si tratti di una questione religiosa. La religione è in questo caso l'elemento unificante, perché i 7 assassini che hanno ammazzato in maniera così vigliacca 20 persone, tra cui i 9 italiani, questi 7 assassini in realtà si sono rifatti all'ISIS, all'ideologia dell'ISIS, a questa religione che esalta in qualche modo il potere di un Islam radicale che vuole affermarsi proprio per mettersi contro il mondo occidentale. E non a caso va sottolineato che questi 7, no? Mi pare che quasi tutti, padre, di questi 7 assassini erano giovani, e giovani soprattutto della borghesia bene. Sì, avevano... tutti di buona famiglia, così abbiamo letto. Sì, infatti padre, sembra in questo modo che i terroristi non vengano più soltanto dalle fasce sociali più umili. Ma questa è una cosa che abbiamo visto anche dopo i tristissimi fatti della Francia. Olivier Roy ha scritto un saggio molto bello su questo. Tutti laureati. Sì, che ci dice che non è un problema dell'Islam che si radicalizza, ma di queste nuove generazioni nichiliste, radicali, cioè che rigettano la società che gli cresce intorno, che si islamizzano, cioè che trovano all'interno di questa narrazione politica che questo sedicente Stato Islamico fa di se stesso, quel ideale in cui inserire questo loro disagio, trasformandolo in una forza cieca che annienta tutto. Eppure in tutta questa scia di terrore c'è una storia che a noi ha colpito molto, quella di un ragazzo proprio del Bangladesh, un ragazzo sui 20 anni che era a cena con 2 sue amiche connazionali. A noi piace, ecco, mi piace citare il loro nome, Faraz Hossain, bengalese musulmano, che era a tavola con Tarishi Jain, indiana di 19 anni, e con Abinta Kabir.
nei momenti di questo attentato, sì, i terroristi gli dicono: ok, tu sei musulmano, sì, puoi uscire. Loro rimangono e il ragazzo dice: no, io non le lascio, queste sono due mie amiche, io non le lascio sole. Ma questa e è l'altra poi è stato faccia ucciso del anche mondo lui. Musulmano, del mondo musulmano moderato, dei giovani che credono che la religione non possa necessariamente, non debba essere necessariamente strumento di dialogo, ma uno strumento di odio, ma uno strumento di dialogo. E poi c'è anche un altro aspetto che mi ha colpito, almeno a me, e cioè si parlava prima di volontari, tornerete a parlare di volontari, sì, ma una delle vittime, una signora, il cui marito si è salvato perché era uscito fuori casualmente per una telefonata, era da anni che ospitava giovani sfigurate, facendo venire medici dall'Italia per aiutare queste giovani sfigurate a in qualche modo a lenire il loro dramma. Questo fa capire come c'è un'altra faccia, ripeto, del mondo musulmano che rifiuta questo radicalismo e che è sulla quale dobbiamo contare e con la quale dobbiamo collaborare, perché anche l'Europa ha un compito in questo e deve imparare ad integrare di più questo mondo musulmano che chiede di entrare, altrimenti il rischio è che si radicalizza sempre di più e acquista sempre più forza quella parte radicale del mondo musulmano. A proposito proprio di questo, di quello che possiamo fare noi europei, noi cristiani, sabato Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, ha postato su Twitter questa riflessione: la barbarie dei terroristi ogni giorno ci minaccia, ha scritto, ci colpisce, ma noi dobbiamo resistere alle barbarie interiori che ci spingono alla vendetta. Quindi padre Benanti, sembra proprio un invito a mantenere saldo il nostro dovere di cristiani di rifiutare la barbarie, di non farci trascinare dentro questa ipotetica guerra di religione. Ma se mi è permesso utilizzare un'immagine, io penso che possiamo associare la barbarie al buio. E quando c'è buio c'è paura, e la paura è cieca, e la paura colpisce qualsiasi cosa. Invece, anche come nel caso di questo ragazzo che è voluto rimanere, vi è un'esperienza di luce, vi è un'esperienza di amicizia. Per noi cristiani vi ho chiamato amici. E questa esperienza di amicizia vince il buio, dà un qualcosa di solido che guida nelle scelte. Anche se questa volta, se vogliamo, è ancora più difficile del solito, perché viene proprio tirato in ballo, recita il Corano oppure viene ucciso. Beh, quindi quello è, secondo me, all'interno di una strategia politica per dare una certa risonanza all'attacco. Noi ne parliamo proprio per quella strategia di attacco. Sì. Il modo con cui si fanno le cose serve a far arrivare le cose sui nostri giornali. Quando io ero lì a gennaio, un padre del PIME nel nord del Bangladesh era stato accoltellato, ma non perché in principal modo ce l'avevano con i religiosi del PIME, ma perché era l'unico modo per andare sui giornali. Se si accoltellavano tra di loro, da noi in Occidente non sarebbe arrivato nulla. Allora bisogna distinguere strategia da contenuto e soprattutto offrire non solo prodotti come Occidente, prodotti da vendere nei loro negozi, ma offrire esperienze, quelle esperienze che stanno alla base della nostra civiltà e civilizzazione, l'amicizia, la fratellanza, la solidarietà, queste cose vincono la paura. Se si va sulla pagina Facebook della diocesi di Santa diocesi Sabina, sono state riportate alcune parole di Don Luca Monti. Don Luca Monti è il fratello di una delle vittime dell'attentato di Dacca, Simona Monti, che era addirittura incinta di 7 mesi. Allora vi leggo brevemente proprio un passaggio di queste parole molto belle. Più che piangere mia sorella, scrive Don Luca Monti, che è parroco ad Avellino, più che piangere mia sorella che non c'è più, piango questo mondo bagnato di sangue e ubriaco di violenza. Alla vostra religione del terrore rispondo con il Vangelo del perdono, sperando che questo martirio familiare, il sangue di Simona, contribuisca a creare un mondo più giusto e fraterno. Oh, padre Benanti, è questa la speranza che da cristiani dobbiamo continuare a coltivare senza cedere all'odio? Beh, il sangue dei martiri feconda la Chiesa, è un detto dei padri quando vivevano il martirio da parte dell'impero. Questo non vuol dire essere ingenui, non vuol dire pensare che basta semplicemente dire di sì a una storia senza senso perché le cose cambino. Ma vincere l'odio con l'amore, cioè far trovare l'amore un senso, perché aprirci all'altro non avendo paura della sua diversità, ma offrendogli quella mano tesa di chi sa che in Cristo la morte è già vinta, ecco, questa cosa qua è una delle leve che possono far cambiare la situazione attuale. Posso farle proprio una domanda flash?
vediamo tantissimi cittadini bengalesi nelle nostre città, ambulanti, venditori nei negozi. Dobbiamo aver paura, no? Risposta flash. Assolutamente no. Perché? Assolutamente no. Sono persone che hanno rischiato la loro vita, che per fare un viaggio della speranza, per quel desiderio di vivere, che è il desiderio di dare un futuro alla loro famiglia. Quando io sono stato giù a dicembre, ce ne sono un paio che hanno uno di questi piccoli negozi di verdura, che mi hanno chiesto di portare una valigia piena di regali per i loro figli che sono rimasti giù. Questo è quella volto del Bangladesh che attraversa le nostre città, che attraversa Roma. Di questo volto non possiamo aver paura. E con questa immagine di speranza, di integrazione e di condivisione chiudiamo questo momento dedicato all'attualità. Grazie a Padre Paolo Benanti, grazie a Piero Badaloni. E prosegue adesso il nostro viaggio, vi porteremo sulla Via Francigena, ma prima vogliamo presentarvi quelli che saranno dei nostri compagni di viaggio, la band dell'altra estate. Loro sono gli Argento Vivo e vorrei presentarveli uno ad uno. Cominciamo dalle tastiere, dove troviamo Paolo Cintio. E poi c'è Roberto Bellatalla al basso. Batteria troviamo e troveremo tutti i giorni Roberto Altamura e la nostra voce è Giulio Podrani. Grazie a tutti voi per essere qui e perché insomma nel corso dell'altra estate ascolteremo tanta buona musica grazie a voi. Maestro, stiamo per parlare di pellegrinaggi, mi viene subito una curiosità, ma lei un pellegrinaggio l'ha mai fatto? Ma più che pellegrinaggio, ho fatto una visita a Medjugorje un paio di giorni, è stata una cosa molto bella, un'esperienza indimenticabile. Bene, su questa... Sotto tutti i punti di vista. Su quello spirituale, umano. Spirituale, umano, stancante, perché ho fatto la montagna per arrivare su al Cristo, che è una cosa bellissima. È una montagna piena di sassi, di rocce, per cui devi scalarla proprio. Ma dato che salivano tutti, sono salito anch'io. È salito anche lei, quindi ha fatto il suo pellegrinaggio. Comunque è stata una bellissima esperienza spirituale, veramente. E che ne ha fatto più di uno è già seduto vicino al nostro Vito e quindi cominciamo a camminare sulla Francigena. Iniziamo questo nostro cammino. Vi presento subito Giuliano Mari, pellegrino, buon pomeriggio. E poi Don Antonio Pedrazzini, parroco a Santa Cristina di Sera in provincia di Pavia. Buon pomeriggio e benvenuti. Allora, Don Antonio, ci racconta un po' la sua esperienza di ospitaliero sulla Via Francigena, perché la sua parrocchia si trova proprio lungo la Via Francigena, se ho capito bene. Sì. L'ospitaliero che fa? Beh, come ho cominciato? Intanto per caso, perché nel 2000 è arrivato lì un uomo e mi dice: io sono un pellegrino sulla Via Francigena. Ha bussato alla sua parrocchia. Sì, mi fa piacere. dormo qui. E allora abbiamo improvvisato un alloggio di fortuna. Poi abbiamo cominciato pian piano ad aprire, ad attrezzare qualche stanza in oratorio, fino ad arrivare adesso ad avere un ostello un po' più bello. Quindi l'ospitaliero è la persona che dà ospitalità ai pellegrini che passano lungo il pellegrinaggio. Noi accogliamo i pellegrini che sono sulla via, facciamo un po' d'appoggio, un punto d'appoggio, anche un momento di dialogo, di incontro. Da quanti anni lo fa più o meno? Dal 2000. Dal 2000? 2000, sì. Invece ecco, Mari, lei è un pellegrino, quando ha iniziato a camminare e perché? Perché ci si mette in cammino, un pellegrinaggio? Che bisogno c'è? Allora, io ho cominciato a camminare facendo i lunghi cammini, quelli storici, dal 2008, quando sono andato in pensione, perché io sono sempre stato un camminatore dentro, ma fuori è stato difficile perché il tempo non c'era. Quando sono andato in pensione mi sono trovato questa catasta di tempo libero e ho detto adesso ci penso io. E mi sono informato, ma già sapevo qualcosa, e ho trovato la Via Francigena. È stato un amore a prima vista, perché io sono profondamente innamorato della mia terra, delle persone che ci abitano, e sono profondamente convinto che per conoscere bene una terra e le persone che ci abitano, bisogna il modo viverla. Migliore per farlo è camminarci dentro. Però ci aiuta a capire che cos'è la Via Francigena. La Via Francigena storicamente è un tracciato che parte da Canterbury,
attraversa la Francia, attraversa la Svizzera, entra in Italia dal Gran San Bernardo e dopo aver attraversato 7 regioni arriva fino a Roma. Il percorso totale sono circa 2000 chilometri. Le prime notizie sulla via Francigena risalgono al 990, quando l'arcivescovo di Canterbury, Sigerico, si recò a Roma per ricevere la bolla dell'investitura papale. Quando tornò indietro, e ci tornò naturalmente a piedi, perché allora era quello, tenne un diario e raccontò la strada che aveva fatto, dove si era fermato, e quindi ci sono 76 mansiones, 76 tappe. L'importanza da un punto di vista spirituale e religioso è soltanto il fatto che arriva a Roma? Allora, la via Francigena è uno dei cammini che collegano le tre peregrinaciones maiores, che sono San Compostela, Santiago Roma di Compostela e Gerusalemme. E lungo queste tre, lungo queste direttrici, da sempre, perché noi abbiamo notizia dal 990, ma già anche prima i pellegrini seguivano queste strade per recarsi in questi tre punti di culto. Lei ha contato i passi che ci vogliono per percorrere, certo. Ha scritto anche un libro, 1.400.000 certo, passi. Certo, li ho contati perché... Ma quando... questo è il numero esatto? Ovviamente passo più, passo meno. Possiamo scommettere, se lei viene con me li contiamo insieme. No, sono 1.400.000 passi perché... Quando vado in pensione ci vengo anch'io. Bravo, spero di essere ancora in grado di... Oh. Allora, 1.400.000 passi perché? Perché quando si cammina il cervello è libero, va, e si pensa. E allora io ho detto, ma partendo da lassù, quando arriverò a Roma, ma quanti passi avrò fatto? E allora cosa ho fatto? Ho calcolato lungo un chilometro, col GPS, quanti passi facevo. Ed è venuto fuori che la lunghezza media del mio passo è di 70 centimetri. Se poi lei fa un conto, 1000 chilometri dal San Bernardo a Roma diviso 70 centimetri, ecco lì. Viene fuori 1.300.000 passi. Però io ho aggiunto anche i passi che facevo alla sera quando arrivavo. Quando arrivo a San Gimignano, per esempio, a Monteriggioni, o arrivo a Santa Cristina, non è che mi fermo lì, vado in giro a vedere un po' che cosa c'è, cosa dice la Quante gente. Quante persone ha incontrato lei in quel lungo il cammino? Tantissime. Ha conosciuto un sacco di gente. Tantissime, perché non c'è come mettersi in gioco, perché la gente gioca con te. Un episodio, posso raccontarlo? Sì. Un episodio che mi piace moltissimo raccontare è stato dalle parti di Groppello Cairoli. Dove si trova? Zona Pavia, nel Pavese, giusto? Sì. Allora, stavo camminando in mezzo a questo campo dove non c'era niente e mi si è affiancato un signore in tuta da jogging che correva. Mi supera, mi guarda e mi fa, tu sei un pellegrino, insomma, uno con lo zaino in mezzo a un campo, con gli scarponi, dico sì, sono un pellegrino. E mi fa, ma che bella cosa, un giorno vorrò fare anch'io questa cosa, però posso fare una cosa per te, mi dice, io dico certo, posso dire una preghiera per te. Io dico, una buona preghiera non si rifiuta mai, certo che la può dire. Allora lui si è messo di fronte a me, mi ha messo una mano sulla spalla, e ha detto, signore, io ti prego perché tu possa proteggere questo pellegrino e possa farlo arrivare a Roma senza che gli succeda niente. E di questo ti ringrazio. Detto questo, io ho detto, padre, io la ringrazio di questa preghiera che ha voluto dirmi. Lui mi guarda e fa, ma perché mi hai detto padre? Io ho detto, beh, insomma, non ci conosciamo, in mezzo a un campo, lei mi chiede di dire una preghiera in mio favore, la prima cosa che mi viene in mente è che lei sia un sacerdote. Lui mi guarda, ride e dice, guarda, io sono un imprenditore, ci sono 40 famiglie che lavorano, che portano a casa il pane perché lavorano da me. Sono sposato con una donna meravigliosa e ho due figli fantastici. Perché devi pensare che se qualcuno ti vuole fare un buon augurio debba per forza essere un sacerdote? Sono una persona normalissima, come tu ne troverai andando lungo il tuo cammino. Detto questo, io sono rimasto pietrificato per un momento, poi mi sono ripreso. Lui se n'è andato a fare il suo jogging e io ho ricominciato arricchito, perché certo. Ci si arricchisce ogni volta che si incontra qualcuno, e io arricchito ho ricominciato a camminare dicendo... Alla Peppa, che meraviglia! Tantissimi incontri, tantissime conoscenze che uno fa lungo il cammino. Noi adesso vogliamo portarvi sulle sponde del Po,
C'è un signore che si chiama Danilo Parisi, che di mestiere fa il barcaiolo, lei lo conosce? Allora questa è una, veramente una cosa straordinaria, perché fa il barcaiolo, lui trasporta i pellegrini da una sponda all'altra del pellegrino Po, si chiama, da Corte Sant'Andrea, che è in provincia di Lodi, a Sopravivo, che è nel Piacentino. Sì, certo. E quello veramente, uno viene in mente, no? il Papa che dice costruite i ponti. E Danilo Parisi, che fa il barcaiolo, costruisce questi bellissimi ponti. Andiamo a vedere nel servizio di Giorgio Brancia. Ecco, qui stiamo attraversando il fiume Po, il transitus spadi dei Romani, dove prima i Romani sono passati per primi con la guerra contro Annibale, poi sono passati i pellegrini e poi invasioni barbariche e tutto questo qua. In pratica il passaggio del fiume è sempre stato qua, già da 2000 anni. È l'unico percorso che è rimasto tale quale da 2000 anni. Adesso stiamo andando a prendere dei pellegrini che mi hanno chiamato ieri sera, che stanno facendo la via Francigena, e che poi fanno il transitus spadi e poi vanno verso Roma. Io li vado a prendere, poi li porto a casa mia, gli timbro le credenziali, gli spiego la strada, gli chiedo se hanno bisogno di qualcosa e poi li saluto, e li bacio e li abbraccio e poi vanno verso Roma. Ragazzi, scusate il ritardo, però andate in paradiso sicuro, vai tranquillo. Sono tedesco del nord, vicino a Amburgo. Veniamo da Cantù, provincia di Como. Abito a Delft, in Olanda, e ho partito 14 aprile e vado a Roma. La via Francigena da Torino alla Roma. Tre giorni fa, abbiamo iniziato il 28 di giugno, e per il 30 di luglio speriamo di arrivare a Roma, speriamo. Come è andato fino adesso il viaggio? Bellissimo, troppo bello. Bellissimo. Che già su tre giorni abbiamo trovato delle persone che ne porti casa molte cose della vita, della loro storia, della loro vita, le loro tradizioni, campagne smisurate, ma quello che conta di più è trovare queste persone magnifiche che si mettono a disposizione dei pellegrini. Perché sei partito? Perché sono pensionata, compensionata, e mia moglie è morta un anno fa e ho bisogno tempo a pensare, a riflettere. È un viaggio spirituale, perché si trova cose nel cuore o nei, come si dice, sentimenti, che non si trova a casa, perché come si dice, non so, perché sei da solo tutto il tempo e c'è un sacco di tempo per pensare. Dal 1998 ho traghettato 6.000 e rotti pellegrini, 6.200 pellegrini. L'anno scorso 919. Quest'anno penso di superare tranquillamente i 1.000 pellegrini, anche perché in realtà qui ci sono i pellegrini che sono un buon numero, ma non c'ha più bisogno nessuno di fare quello che si faceva fino a 60 anni fa tutti i giorni, avanti e indietro per una sponda. Perciò io sono l'unico. È morto io, penso che non ci sarà più nessuno che lo fa. Che abito, sono nato sul fiume e morirò sul fiume. Ciò sono contento anche di questo fatto qui. Don Antonio, lei lo conosce il barcaiolo? Sì, Parisi? Sì, da anni, sì, sì. L'ha visto all'opera? Sì, è un bel tipo, abbastanza... immediato. Ecco, immediato. Sì, lei dice. Sì, sì. Ecco, quel ragazzo in quell'italiano un po', come dire, stentato, sì. Ovviamente non è di nazionalità italiana, parlava di sentimieri.
dei sentimenti, questa esperienza spirituale fatta dei sentimieri, diceva. È così veramente? Beh, tanti pellegrini davvero fanno questa esperienza forte. Lui diceva, c'è tempo camminando, c'è tempo per pensare. È vero, insomma, tante volte il pellegrino arriva lì e ha voglia di comunicare, ma penso che quello che diventa più ricco siamo noi che li ospitiamo. Ma è vero che è arrivato un giorno, il 31 dicembre, quindi la vigilia di Capodanno, un pellegrino che ha bussato alla sua parrocchia. Anni fa, sì. E lei non ha, che cosa ha detto? Abbiamo la festa, abbiamo da fare. No? Io non capivo proprio niente, lui non parla danese, non ci capivamo. Poi vabbè, un po' qui un po' là. Era arrivato 7:30, nevicava quella notte lì e non sapevo cosa fare. Vabbè, più che dargli da dormire, però almeno dargli qualcosa da mangiare. E c'era una famiglia dove il papà era stato in Danimarca per del lavoro. Nella sua parrocchia, nel suo paese. E quindi biascicava qualche parola. Allora ho detto, bene, andiamo là, gli ho telefonato, passiamo là l'ultimo dell'anno. Ho acceso la macchina e lui mi dice che non sale in macchina. Non voleva salire in macchina? Perché lui vuole fare tutto a piedi. Lui mi ha fatto fare quasi 1,5 chilometri da neve a piedi per andare a casa di questo nostro parrocchiano, così al ritorno, che la macchina dice no, faccio tutto a piedi. E beh, quella notte abbiamo passato lì, poi mica fino a tardi, perché aveva due bambini, una bambina piccola. Quindi alla fine Capodanno l'avete festeggiato a casa del parrocchiano? Del parrocchiano, esatto. Che era stato in Danimarca? Sì, giusto per capirci un pochettino di più, ecco. Abbiamo mangiato un pezzo di torta, il panettone, non mi ricordo più. Spumante. Uno spumante, via nanna. Perché poi allora adesso noi ci colleghiamo con Cristina Menghini, che dovrebbe essere lungo la via Francigena. Allora Cristina, sei in linea? Ciao, sono... eccoci. Ciao. Allora, ma dove ti trovi in questo momento? Guarda, sono nella bellissima Monteriggioni, vicino a Siena. Monteriggioni. E dov'è? Dietro le mie spalle. Vicino a Siena, in provincia di Siena, nella bellissima Toscana. E che ci fai lì? Che ci faccio? Sono partita dal Gran San Bernardo l'8 di giugno e adesso mi trovo qui dopo aver camminato parecchi chilometri lungo la via Francigena. Hai fatto un conto più o meno? Che Giuliano dice che ci vogliono 1.400.000 passi. Tu quanti passi hai fatto? Adesso non so, io non ho misurato il mio passo, quindi non ti so dire quanti passi ho fatto adesso. Senti, ma quando pensi di arrivare? Ma conto di arrivare tra il 15 e il 20 di luglio a Roma. Tu sei presidente di un'associazione che si chiama Camminando lungo la via Francigena. Ora io capisco la passione, capisco come dire l'importanza che uno dà anche da un punto di vista spirituale alla via Francigena, ma perché poi creare un'associazione? Guarda, ti spiego. Io ho fatto la via Francigena per la prima volta interamente da Canterbury a Roma nel 2010. Era un po', diciamo, non avevo ben capito nella vita quale obiettivo potessi avere, e la via Francigena mi ha aiutato un po' a capire che cosa volevo fare da grande, ok? E è successo che, avendo già camminato anche sui cammini di Santiago, mi sono resa conto che l'esperienza del cammino mi aveva dato veramente, veramente tanto. Mi aveva aiutato a superare dei limiti, delle difficoltà, e quindi una volta giunta a Roma, ho pensato, ma perché non riproporre questa mia esperienza condividendola con gli altri e cercando di portare più persone possibili sul cammino? Proprio perché ritengo che sia un'esperienza che in qualche modo non dipende dalle motivazioni con cui un pellegrino fa o meno, secondo me, il cammino, però in qualche modo il cammino ti aiuta ad aprire il cuore, ti aiuta ad aprire la mente e ti aiuta a vedere le cose in maniera differente. E chissà che magari proprio attraverso questa esperienza che è fatta di incontri, di contatto con la natura, di vedersi dentro, di conoscersi meglio, aiuti poi magari anche a fare dei passi differenti nella propria vita e anche scelte differenti. Allora Cristina, se sei d'accordo Cristina, noi tanto andiamo avanti tutto il mese di luglio, noi siamo qui, torneremo a collegarci con te, tu accendi il cellulare e noi ci dici dove sei, va bene? Ma sì, sempre, okay. Assolutamente. Allora, buon cammino, a presto, grazie, ciao Cristina, grazie. Giuliano, il primo passo che hai fatto in un pellegrinaggio, quando è stato?
primo passo che ho fatto in un pellegrinaggio è stato nel 2008, quando sono andato al Monginevro, per iniziare dal Monginevro alla Francigena ed arrivare fino a Roma. Dal Monginevro perché dal Monginevro arrivano i pellegrini che partono da Santiago e entrano in Italia, non dal San Bernardo ma più a sud-ovest. Entrano di lì e lì ho cominciato a fare il mio, è stato il mio primo cammino. È il primo cammino. Don ho preso, Antonio, scusa, ho preso prego. Talmente tanta di quell'acqua che ancora adesso... Ne porta i segni. Don Antonio, che cos'è l'associazione Ad Limina Petri? Ad Limina Petri è un'associazione che è stata incominciato, hanno incominciato a pensarla nel 2008. Un prete della diocesi di Siena, Don Domenico Poeta, e poi ha visto proprio l'ufficializzazione nel 2010, il 25 di marzo, quando è stata mandata una lettera a tutti i vescovi per dire che è nata questa associazione all'interno della Conferenza Episcopale Italiana, nel settore del turismo sport, dove c'è Monsignor Lusek, Monsignor Mario Lusek, che è lui il direttore dell'ufficio. Ecco, noi siamo un'associazione all'interno di questo settore della CEI e ci occupiamo delle antiche vie di pellegrinaggio, soprattutto la via Francigena, con un taglio spirituale. Certo, certo, l'aspetto spirituale, l'aspetto non va, spirituale. Come dire, va messo in secondo piano, tutt'altro. E Giuliano, il prossimo cammino quale sarà? Ma io ho camminato molto sulla via Francigena perché quando ho camminato nel 2008-2009 c'era poca gente e a me piace camminare da solo con me stesso, da solo. Io dico con Zio Buio, perché i camminatori mi conoscono molto bene come Zio Buio, perché Zio Buio è il mio nome di clown di corsia. E allora mi piace camminare con Zio Buio. Tante cose fai. Tra le altre cose. E quindi ho camminato lì e ho camminato sulla via Ignazia. Ma adesso dove andrai? Ad agosto? A incantare qualcosa? No, beh, adesso quando torno parto l'8, vado a Siena, dove sarò ospitato da Suor Ginetta, che è una persona formidabile a Siena, ospita pellegrini, e il 9 partirò e andrò verso Roma. Buon cammino, allora grazie a Giuliano, grazie mille grazie. Veramente a Don Antonio. Allora adesso qualche istante di pausa, poi ci ritroveremo in studio con Luciano Onder, ci vediamo subito dopo la pausa. Giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e volto noto della medicina in TV, è qui con noi oggi in studio Luciano Onder, benvenuto. Buongiorno, grazie. E grazie mille di essere qui con noi, anche perché oggi qui con noi all'altra estate lei, non, insomma, non ci occuperemo di sanità, di medicine e di cure, ma è meglio qui, così, meglio così. Dice, è qui per regalarci un suo ricordo, un momento, vari momenti anzi, delle sue estati passate. Quindi se è d'accordo io comincerei da una foto, la vediamo insieme. Era il 4 luglio del 1965, che succedeva? Era il giorno in cui mi sono laureato in storia moderna e contemporanea con uno storico famosissimo, importantissimo per la cultura italiana, ma anche per me, Renzo De Felice, lo storico della storia contemporanea, del fascismo revisionista. Ed era 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, quella foto, io avevo molti meno anni, 50 anni in meno, e il giorno della mia laurea. Possiamo farle gli auguri, visto che anche auguri, oggi è 4 luglio. Sì, sì, non c'è dubbio. Allora tanti auguri, grazie. Abbiamo ricordato insieme questo anniversario. E c'è giustamente anche l'applauso. L'ha detto che... Lei si è laureato in storia, poi capiremo come dalla storia siamo arrivati alla medicina, però la storia per tanto tempo è stata la sua passione.
È stata la mia passione perché la mia formazione nel liceo classico che ho frequentato, il Virgilio di Roma, negli studi che ho fatto all'Università La Sapienza, è stata sulla storia, sul capire come e perché, sul nostro paese, sui progetti di rinnovamento. E 50 anni fa io, come molti giovani, avevo questo desiderio di rinnovare il nostro paese. Erano gli anni caldi, gli anni della contestazione, gli anni all'Università della Sapienza, non c'era giorno in cui non ci fossero manifestazioni, polemiche, via dei Volsci, un collettivo pericolosissimo, tra virgolette, pericolosissimo anche dal punto di vista fisico, gli spari, le morti ci sono state in quel periodo, la contestazione, i gruppi eversivi ci sono stati, e sono riflessioni, studi. Io stesso oggi come oggi, a 50 anni da quella data, 4 luglio di 50 anni fa, rifletto sui sogni che avevamo allora, i progetti, su come non si sono realizzati molto spesso, o si sono realizzati in modo più o meno corretto, o non si sono realizzati affatto. Quindi in sostanza era un attento osservatore di quel momento. Beh, certamente ero uno studente dell'Università La Sapienza, del gruppo di storia moderna di Renzo De Felice, di Rosario Romeo, due grandi storici, e naturalmente questi sogni, questi progetti li avevamo ancora, li avevamo molto approfonditi anche. A distanza di 50 anni si può dire che molti di quei problemi, di quei sogni non sono stati realizzati, sono ancora lì tutti sul tavolo, forse molti sono molto molto aggravati. Senta, ma in quel periodo c'è una canzone che le fa ricordare quel periodo? Beh, sono tante, non c'è dubbio, ma ne ricordo una del 68, Azzurro, Cerco l'estate tutto l'anno, qui dobbiamo parlare dell'estate, mi è venuta in mente subito questa, Cerco l'estate tutto l'anno, all'improvviso eccola qua. Perché quella? Intanto perché cercava l'estate, certo. Ciascuno di noi cercava l'evasione, il riposo, tutto quello. Poi è il periodo in cui ho incontrato le persone che poi mi sono state vicino, mia moglie per esempio, Maria Luisa, eccetera, e naturalmente con lei ho costruito poi la famiglia, che per me è fondamentale, è la cosa più importante. A distanza di 50 anni da quel giorno di laurea posso dire che è la cosa più importante, la cosa su cui più si costruisce, più è determinante. E accanto a questa c'è da dire che c'è anche una riflessione per me da fare. 50 anni fa, Cerco l'estate tutto l'anno, Azzurro, una canzone di evasione nel nostro profondo, poi è radicata, mentre all'Università La Sapienza c'era la contestazione, il collettivo di Via dei Volsci, lo ricordo ancora, questi ragazzi che venivano dal quartiere San Lorenzo, Via dei Volsci, eccetera, Via dei Frentani, agguerriti e violenti, c'erano Azzurro. Poi queste canzoni, questi affetti. La domanda è: ma ci sono due aspetti nella nostra società, da una parte questa mezza o totale rivoluzione e dall'altra questa evasione totale, questo desiderio di evasione. Ecco, questa foto è indicativa di quella che è la famiglia mia oggi, i miei quattro nipoti. Come si Pietro, chiamano? Il maschietto che fa la quarta elementare, Caterina che fa la prima media, Vittoria che sta ancora all'asilo e in prima Elettra, in sostanza. Sono i miei quattro nipoti, naturalmente, con mia moglie e con me. È il frutto in 50 anni di questo percorso. Che cosa ho costruito? Ho costruito forse qualcosa, ma soprattutto ho costruito quella famiglia che poi i miei figli hanno sviluppato. Luciano ci ha detto Azzurro, e siccome noi abbiamo una band qui in studio, abbiamo gli Argento Vivo, io chiederei al maestro Giulio Todrani se possiamo fare questa Azzurro, se la possiamo riascoltare. Un grande ospite, dobbiamo farla per forza. Bene, allora porca. Gli Argento Vivo, Azzurro. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per noi. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei
pensieri al di contrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche di ottobre in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, ne manco un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario. Ottobre apposta, eh? Ho detto ottobre apposta, non ho detto, no, non ho detto agosto, ho detto ottobre. E perché? È perché è un mese che mi piace. Ah, va bene, quindi ci avevo preso una licenza poetica, maestro, va bene così. No, dico, questo è matto, ha detto ottobre. No, no, ci siamo presi, ogni tanto possiamo prenderci anche ogni tanto una licenza poetica, diciamo così, grazie agli Argento Vivo. E noi intanto riprendiamo quel racconto dell'estate. E questa volta, se è d'accordo Luciano Onder, andiamo ancora più indietro nel tempo. Torniamo ancora un pochino più indietro rispetto a 50 anni fa, all'estate di Luciano Bambino. Che cosa Luciano faceva Bambino? Lei d'estate? Beh, io... da bambino i miei genitori mi portavano per un certo periodo a casa dei miei nonni. Sì. I miei nonni vivevano in un paesino del Veneto, della provincia di Belluno. Uh-huh. Erano contadini in questa zona di montagna, sì, in questa campagna. I ricordi sono tanti. I miei nonni, Lucia e Celso, si intanto chiamavano. Intanto li stiamo vedendo giusto in foto, mi sembra. Beh, quelli sono i miei genitori. I miei genitori. Me, molto piccolo, avrò avuto 5-6 anni, non so dire l'età esatta. Una mia sorella, quella di mezzo, Lucia, che ha fatto in quell'occasione, l'occasione della foto, la prima comunione, e mie due zie, Maria e Oliva. Accanto c'è un'altra mia cugina, che Laura, che anche lei ha fatto la comunione in quella data. È un'altra epoca, sì, molto lontano da oggi, ma io ricordo che i miei genitori mi portavano d'estate per un periodo in montagna, si diceva, sì, in questa zona agricola della provincia di Belluno. I miei nonni erano contadini di quella provincia, di quella vallata, piccoli contadini come tutta la vallata, che curavano i campi come giardini. Veramente i campi erano rasati, tagliati, filari di viti, piuttosto che le coltivazioni di gran turco sembravano le stesse coltivazioni di un giardino. E lei di un che giardino cosa faceva per... tutto il giorno lì d'estate? Giocavo con i miei nonni, facevo la vita che poteva fare un bambino in campagna, tanto c'era il contatto con la campagna vera e propria, la raccolta dei funghi, che voglio dire, piuttosto che dei ciclamini, perché i boschi erano pieni di funghi o di ciclamini secondo i momenti. Vedevo i miei nonni lavorare, raccogliere il fieno, portarli poi nella stalla dove c'era almeno una mucca, se non due, eccetera. Certamente li aiutavo per come potevo, rischiando, certo, di farmi male. Lì non c'erano certamente macchinari, ma c'era la falce per tagliare il fieno, così la raccolta. Io la ricordo con grande affetto e rimpianto. Mi ricordo la prima cosa, arrivati in montagna, venivo messo a dormire in una grande camera in alto, nell'ultimo piano di questa casa di campagna, dove i materassi erano delle foglie di gran turco, insomma, materassi freschissimi che facevano un grande rumore, quindi dovevo stare pure attento a non muovermi troppo, se no svegliavo non solo le sorelle ma tutta la casa, perché non so chi l'ha provato, è un tipo di materasso molto ma molto comodo, freschissimo, non è lana, non è crine, ma non è tantomeno plastica o... E quanto di più naturale. Quanto di più naturale, cioè, ma estremamente rumoroso, fresco e rumoroso. Lo ricordo con moltissima attenzione. È vero che durante il giorno a volte faceva delle passeggiate che la portavano anche alla scoperta di dei luoghi che poi magari le rimanevano. Beh, è chiaro, rimaneva certamente impressi. Zone di montagna, di piccoli contadini. La campagna aveva
un riflesso storico, era il prodotto della storia, sì. La divisione dei campi in lunghe strisce. Ricordo che negli anni successivi, quando sono diventato giornalista, ho conosciuto un grande poeta che viveva a Pieve di Soligo, Andrea Zanzotto, un poeta di grandissimo livello per la nostra cultura, adesso è morto. Viveva anche lui in una pieve, cioè in un piccolo colle sopra Pieve di Soligo, in un campanile, e dominava la vallata. Mi ricordo che lui mi diceva: guardiamo giù insieme la vallata, lei vede, dalla vallata si capisce come vivono i contadini, che lavoro fanno. Al colpo d'occhio. Proprio. Al colpo d'occio e allo studio proprio di come i campi sono divisi, i campi riflettono le divisioni familiari, perché nell'eredità le strisce erano sempre più strette di campi, magari lunghe, ma diviso un campo fra i quattro fratelli, e il campo aveva un lato di pochi 3, 4, 5 metri ed era molto lungo, si creavano i filari e così via. Tutti coltivati alla perfezione, riflesso di una società di un certo tipo, molto ben ordinata, molto povera e ordinata. Nel tempo, poi mi ricordo che una volta, l'ultima volta che vidi Andrea Zanzotto, mi disse: facciamoci alla finestra, si ricorda, le avevo detto che la campagna riflette la vista d'occhio, la nostra società, guardiamo adesso. Era dopo l'industrializzazione, il boom del sviluppo economico del Veneto, certamente molto positivo, ma i campi erano sommersi da tetti di lamiera delle piccole fabbriche. E lui mi disse: vede, ci sono tetti di lamiera ovunque, la società non è più quella di prima, queste, è molto cambiata. Queste erano l'estate con i nonni, ma l'estate prima di partire, insomma, dopo che era tornato, a volte le capitava di passare qualche giorno nei Giardini Vaticani. Nei Giardini Vaticani, perché mio padre era giardiniere in Vaticano, curava i Giardini Vaticani, e di estate, quando la scuola era finita, qualche volta prendevamo il tram 46 e mi portava nei Giardini Vaticani a trascorrere la giornata con lui mentre lui lavorava. Io più o meno giravo nei giardini e ho dei ricordi. Beh, molto bello, i Giardini Vaticani sono la perfezione dal punto di vista artistico, ma dei giardini, della biologia, eccetera. Io ricordo alcuni ricordi, il primo che mi viene in mente sono le passeggiate di Papa Pacelli, Pio XII. Papa Pacelli era un abitudinario, aveva un ordine organizzativo, una figura molto severa, ieratica, e in un'ora precisa tutti i giorni alle 3 esatte suonava una sirena e era l'avvertimento che il Papa stava per uscire. E che cosa bisognava fare? La prima cosa, da parte mia, bisognava cercare di guardare e di vedere. Ecco, e tutti i giardinieri, come i gendarmi, si nascondevano dietro cespugli, sia per non disturbare la passeggiata, sia per ubbidire ad un ordine: non fatevi vedere assolutamente, da parte dei gendarmi, per sorvegliare che tutto fosse ordinato. E anche io mi nascondevo dietro un cespuglio. Però con sbirciava. Il consenso, e sbirciavo certamente. E vedevo il Papa uscire dai palazzi, da un grottone, c'era un drappello di guardie svizzere che al passaggio della macchina scoperta del Papa era seduto dietro, abbassavano le alabarde, facevano un grande rumore e dava un ordine in tedesco, pensavo io, non so se era un ordine militare o tedesco, sta di fatto abbassavano queste alabarde, il Papa passava benedicendo, salivano poi una piccola salita, sempre con questa macchina scoperta, il Papa usciva e cominciava a camminare con una corte appresso. Un'immagine aveva dietro di sé Monsignor Montini con un fascicolo di documenti che via via passava al Papa, che li leggeva, li ridava, aveva al lato Suor Pasqualina Lenar, un'immagine unica, degna del grandissimo Fellini. Allora, grazie mille intanto per avercela anche portata qui in studio. Si vedeva anche l'archiatra pontificio Galeazzi Lisi, poi contestato per varie vicende, in sostanza dei camerieri, l'autista, la macchina che andava. Questa immagine mi è rimasta impressa, ce lo sta raccontando. Veramente come un film. È bellissimo. Alle 4 meno un quarto esatto
fatto, il Papa rientrava con la stessa manifestazione, con lo stesso corteo, suonava poi una sirena e in quel momento si vedevano nei giardini uscire tutte le persone quanti. Che stavano dietro ad osservare, non ad osservare, c'ero solo io a curiosare, bambinetto piccolo, ma si vedevano poi i gendarmi piuttosto certo. che i giardinieri che in quelle tre quarti d'ora dovevano stare fermi immobili, si riposavano senti, prima di rientrare. Grazie a Luciano Onder per tutti questi ricordi, buona estate. A voi ancora, so che bella la, della mia. So che la trascorrerà anche con i suoi nipotini, quindi... Già adesso cerco di trascorrere qualche giorno con loro. E quindi ce li saluti. Nel frattempo l'altra estate va avanti, stiamo per andare in Trentino, vi raccontiamo di campi di lavoro. E allora, a proposito di campi di lavoro, io vi presento subito Elisa De Santis, che è una volontaria dell'operazione Mato Grosso. Buon pomeriggio e benvenuta. Però ci devi subito levare la curiosità, ma che cos'è l'operazione Mato Grosso? Allora, l'operazione Mato Grosso è un movimento di volontariato giovanile che riguarda appunto ragazzi di varie fasce d'età che decidono di spendere autonomamente il proprio tempo libero guadagnando dei soldi che poi vengono destinati alle nostre missioni in America Latina. Quindi diciamo che in Italia il lavoro che viene svolto da questi ragazzi è proprio lavorare concretamente spendendo il proprio tempo libero. Ovviamente questi ragazzi hanno poi ognuno una propria occupazione personale, quindi di studio, di lavoro, e il tempo rimanente viene appunto svolto in questo modo. Quindi chi lavora, chi studia, fa del volontariato, si raccolgono dei fondi che poi servono per le missioni in America Latina, in 4 stati, in Perù, in tantissime Brasile, realtà. Brasile, Ecuador e Bolivia. Oh, ma tu come, quando hai iniziato a fare lavoro? Volontaria. Io qualche anno fa avevo 16 anni e sono stata invitata, facevo il liceo scientifico a Tivoli, sono stata invitata da alcuni ragazzi che già facevano parte dell'operazione Mato Grosso da alcuni anni e sono venuti appunto nella mia classe e hanno fatto prima vedere delle diapositive riguardanti appunto delle immagini. Tu quanti anni hai, posso chiederlo? Sì, io ho 24. 24 anni, sì. Quindi a scuola hai conosciuto questa realtà. Sì. Oh, però adesso ti interrompo, sì. Perdonami, perché noi andiamo subito in Trentino, voliamo in Trentino, dove dovrebbe essere in collegamento la nostra Caterina Dall'Olio, in uno dei campi di lavoro proprio dell'operazione Mato Grosso. Caterina! Ciao Vito, ciao Eugenia, ciao a tutti quelli che ci seguono da casa. Sono qui con Paolo Cominotti, appunto dell'operazione Mato Grosso, proprio qui nella sua casa. Lui e la moglie Oriella da 25 anni ormai portano avanti questi campi estivi di lavoro per i ragazzi che, come vedete alle nostre spalle, stanno lavorando intensamente. Noi ci siamo messi davanti alla falegnameria, ma in realtà le attività qui a Giustino, in provincia di Trento, siamo nella splendida da Van Rendena, ce ne sono e ce ne sono tantissime, così sì, Paolo? Sì, sì, in questi 2 mesi d'estate sia i comuni che vari enti e privati ci fanno pulire strade di montagna, sentieri, pascoli, spacchiamo la legna, ecco tanti lavori e tutto il ricavato sarà per i poveri dell'America Latina. Ecco qua quanti ragazzi ci sono, dicevamo prima ogni settimana cambiano, i lavori sono tantissimi e ce n'è un po' per tutti i gusti. Sì, i ragazzi stanno qui una settimana, di solito da sabato a sabato, e in media non si sa, dai 50, 60, 70, 80, noi accettiamo tutti quelli che vengono, che hanno voglia di spendere un po' del loro tempo per gli altri. E come si arriva a conoscere questo posto? Noi dopo li conosceremo, questi ragazzi, c'è chi viene con la famiglia, c'è chi viene da solo, c'è chi viene dai centri di accoglienza qua vicino, c'è un po' di tutto. Sì, la maggior parte viene dall'operazione Mato Grosso, penso che l'Elisabetta lì in studio spiegherà un po' meglio cos'è, però quasi tutti fanno parte dell'operazione Mato Grosso o sono ragazzi che sono stati contattati da altri ragazzi dell'operazione Mato Grosso, invitati a lavorare gratis per i poveri dell'America Latina. Ecco, qui Paolo è importante dirlo, ci sono dei lavori, come mi spiegavi proprio tu poco tempo fa, che ormai è difficile fare, no? I campi che sono impervi, cioè, oppure sistemare i sentieri di montagna che sono poco battuti, ve ne prendete cura voi, nel limite ovviamente delle vostre forze. Sì, dobbiamo ringraziare i comuni qui della Val Rendena, che ci danno proprio questa possibilità, anche tanti lavori che ormai non vuol far più nessuno, tagliare il fieno sui prati scoscesi di montagna o così, che ormai
sarebbero abbandonati, ci chiamano a ripulire, a tagliare, a mettere a posto, sistemare un po'. Ecco, l'operazione Mato Grosso qua a Giussino, come anche raccontava in studio, è un'operazione di gratuità, gratuità che richiama altra gratuità, e questi ragazzi da varie età si mettono in gioco tutta l'estate per proprio portare avanti questi lavori, ma dopo noi questi ragazzi ovviamente ve li facciamo conoscere, vi aspettiamo qui a Giussino. Torniamo subito, Caterina. Oh, abbiamo visto i ragazzi al lavoro, bellissima questa cosa, dai centri accoglienza ai bambini, con i genitori, tutti lavorano, e questo è un modo per raccogliere, mi dicevi, dei fondi che poi saranno impiegati nelle missioni in America Latina. Ma tu sì. Sei stata in una di queste missioni, sei Io stata sì. in Perù. Sì, sono che partita. Che cosa hai trovato di fronte? Il tuo lavoro in cosa consisteva? Allora, io diciamo ho vissuto nella casa parrocchiale in un paesino del Perù che si chiama Tauca, e sono stata lì per 6 mesi, 2 anni fa sono partita, e mi occupavo, diciamo, cercavo un po' di dare una mano in tutto quello che potesse essere utile. In modo particolare mi sono stati affidati 3 anziani, diciamo, del paese, che non potevano diciamo, vivere da soli, chi per una ragione, chi per un'altra, che vivevano appunto in casa con noi. E io mi occupavo di loro insieme ad un'altra ragazza peruana che è infermiera, e insieme ce ne prendevamo cura dalla mattina, dal risveglio. Lavarli, farli mangiare, farli trascorrere comunque la giornata, e poi fino alla sera anche diciamo la parte un po' più sanitaria di ogni tipo di farmaco, cura che avessero molto bisogno. Poveri. Molto, sì. Diciamo che per qualsiasi persona che arrivi dal mondo occidentale, arrivare in una realtà del genere è molto d'impatto. Ecco. Qual è la prima cosa che tu vedi che manca? Che manca... Molte cose mancano, diciamo che la loro è una vita molto semplice, vivono di quello che raccolgono dalla terra, quindi il loro lavoro, diciamo che è molto agricolo e di allevamento e poco altro. E anche le condizioni igieniche sono molto precarie, diciamo. E io personalmente, quando sono arrivata, ho fatto fatica, diciamo, a potermi sentire utile, che era poi lo scopo con cui sono partita, perché comunque all'inizio vedevo che proprio mi lasciavo prendere molto da quello che era il contesto e non riuscivo a focalizzarmi sull'aiutare le persone. Sono riuscita poi a fare fatta. Uno scatto, sì, nel momento e in cui fatta. Ho provato a voler bene a queste persone e a sentirle molto più vicine. Allora, torniamo dalla nostra Caterina in Trentino. Caterina! Eccoci, siamo qua. Sì, Vito, noi intanto ci siamo spostati e siamo venuti proprio a lavorare tra i ragazzi, a lavorare, lavorano loro in questo momento, noi stiamo facendo qualcosa di più rilassante e spaccano legna. Samuele, eccoti qua, tu da quant'è che fai parte di questa operazione e che dedichi il tuo tempo a lavorare a titolo gratuito? All'incirca sono 8 anni e bene o male tutti i pomeriggi che ho disponibili dopo il lavoro metto a lavorare con altri ragazzi. E che cos'è che ti ha, diciamo, ha fatto incontrare questo diciamo questo mondo? Che cos'è che ti anima? Perché è anche faticoso, voglio dire, no? Pensarci così è faticoso, e invece però voi donate il vostro tempo, insomma. Sì, è faticoso ma anche molto bello. A me mi hanno invitato i miei amici, dopo Lorenzo e Maria Grazia, mi hanno invitato loro e niente, con i miei cugini, con altri amici, abbiamo iniziato a lavorare. È un modo diverso per passare il tempo, al posto magari di stare al bar si fa a lavorare insieme, ma è molto divertente. Sapere che naturalmente tutto questo a scopo benefico da quel bello, ecco la ciliegina sulla torta. A proposito di Lorenzo, noi ci andiamo da Lorenzo perché qui sono tutti un po' timidi, ma noi li andiamo a disturbare come la nostra caratteristica migliore. Lorenzo, invece anche tu qui a Giussino, a Trento, ma arrivi dalla Toscana. Sì, noi siamo fiorentini, abitiamo nella zona di Bagnarripoli e insieme a tutta la famiglia siamo venuti qua a passare una settimana di ferie dal lavoro per fare un'esperienza diversa continuativa, perché noi è vari anni, come avete sentito Samuele, uno dei ragazzi che abbiamo invitato negli anni di venire, e ci sembrava giusto trasferire anche ai nostri figli questa bellezza di dedicare un po' del tempo, regalare proprio il tempo anche agli altri.
Grazie Lorenzo, l'ultima cosa, ovviamente lo abbiamo ricordato anche prima, ma lo ridiciamo, Paolo, tutto quello, ovviamente questi sono lavori che hanno anche un loro ritorno economico, ma tutto quello che viene raccolto ha un indirizzo ben preciso. Sì, tutto il ricavato va nelle nostre missioni in America Latina e aggiungerei di più, i ragazzi vengono gratis, per cui si pagano il viaggio, chi in macchina, chi in treno, chi in corriera. E prima di andare via c'è una scatoletta dell'autotassa che ognuno mette quello che può, per cui tutte le spese di miscela, del mangiare, tutto quello che si può spendere lo paghiamo noi di tasca nostra e tutto il ricavato dei lavori che ci danno i comuni privati va per i poveri, è gratuità pura. Grazie, grazie davvero a Paolo, lo ringraziamo per l'ospitalità, a sua moglie, a tutti i ragazzi, noi da Giustino vi salutiamo. Grazie Caterina, grazie mille, un saluto. Elisa, ma sono in ferie queste persone, alla fine lasciano loro un'offerta, spaccano la legna, ma perché lo fate? Perché? Perché come hanno detto è proprio un modo diverso per regalare qualcosa di sé, in fondo i giovani di proprio hanno il tempo, perché comunque i soldi sono dei genitori spesso, chi studia, chi lavora anche. Però se c'è un modo proprio bello di poter spendere il tempo è lavorare concretamente. Regalarlo senza troppe parole. Sì. Grazie Elisa, grazie mille. Grazie a voi. A presto, grazie. Vito, siamo in conclusione ci di questa siamo. Prima Eccoci puntata qua. Dell'altra estate, ma ovviamente torniamo domani puntuali 15:20. Assolutamente, alle 15:20 parleremo domani sì. Addirittura di gelato. Di gelato. Lo faremo con i monaci di San Miniato. Perché anche loro fanno il gelato? Sì, io ero rimasta ai monaci che facevano la birra, ma fanno anche i gelati. Quindi scopriamo la ricetta segreta dei monaci che fanno il gelato. E non è l'unica ricetta che scopriremo, perché no. Andiamo in provincia di Salerno in un oratorio in cui mamme e ragazzi trascorrono insieme i pomeriggi e anche la sera, e a cucinare sono le mamme e a prepararci sono tante specialità campane. Quindi ci vediamo. Assolutamente, domani 15:20 ovviamente inizieremo con l'attualità. A domani! A domani! Ciao ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più, cos'è che